E allora ragazzi, ciao a tutti, bentornati con questo nuovo video. Oggi siamo su uno dei giochi migliori del mondo, cioè io non riesco a credere che qualcuno non possa conoscere sto gioco, è impossibile. Crash Bandicoot 1, questo è il primo Crash Bandicoot che è uscito. Per chi non, davvero non lo conoscesse, a parte dovrebbe farsi una cultura, cioè proprio prendersi o l'emulatore o la Play 1 e rigiocarseli tutti. Crash Bandicoot è tipo il padre dei platformer, cioè adesso ve lo faccio vedere. Teoricamente possiamo mettere tipo le password per saltare i livelli. Ci sono delle password di livelli, io mi ricordo ho barato un macello in sto gioco. Vabbè, Neo Sanity Beach, vai. Allora, la storia non me la ricordo neanche in realtà. Ovviamente io adesso giocherò così. A parte che non mi ricordo, oddio. C'ha i comandi sto gioco. I giochi vecchi c'hanno dei comandi che sono allucinanti. La risposta ai comandi di questi giochi è assurda, non ci stai dietro. Lo scopo principale di sto gioco... Ah, ecco, perfetto. Lo scopo principale di sti giochi è prendere le casse e finire i livelli. Ovviamente le casse non sono obbligatorie, ma... Questa cos'è? Perché c'è una cassa metallica lì, vabbè. Ovviamente per vedere quando avete fatto un livello o no, per completarlo, bisogna prendere sia tutte le casse che il cristallo, che troverete più o meno a metà livello, verso metà. Di solito o è metà o in alcuni anche verso la fine. Guarda quel cacchio di... C'era quella cassa, l'ho vista. I comandi sono tipo una cosa facilissima. X salto e quadrato fai la trottola, che la trottola vi serve appunto per sconfiggere nemici, mentre le mele, come vedete, vi servono le mele un po' come per Super Mario. Voi con 100 mele guadagnate una vita. Ora lì c'era un bivio destra e sinistra, io sono andato qua a sinistra ma devo andare anche a destra. E io mi ricordo una scivolata, non c'è la scivolata? Forse perché è il primo. La cosa che volevo fare io era una serie su sto gioco. Cosa? Ma va là, ma io non ce la farò mai a fare sta roba. Ovviamente quello che tenterò di fare io è prendere tutte le casse. Anche se sarà una cosa impossibile, cioè che cacchio fai? Le casse si rompono in diversi modi, no? O ci saltate sopra o con la testa, perché anche con la testa, se le casse sono in alto, saltate con la testa e le rompete. Oppure saltandoci sopra o con la trottola, non so se l'ho già detto, vabbè, fa lo stesso. Ma sta roba... Non ce la farò mai. Il tizio che prendo sempre, quella maschera che ha i capelli arcobaleno, fatte di piume, è Aku. In realtà non so neanche la sua storia, però ti protegge, quindi va bene, a noi ci fa comodo. È un po' come una vita in più, dato che qua appunto non ci sono le vite, nel senso che se vi colpisce un nemico morite, non perdete un po' di vita. Piano, piano, piano. Se mi uccidi te, ti ammazzo. E questo vuol dire che è finito il livello, semplicemente. Ora, teoricamente, come viene calcolato? Io ho preso tutte le cose. Ah, no, non è servito a niente. Cioè, io posso finire semplicemente i livelli senza prendere tutte le casse? Non mi dai una gemma? Vuoi dire che ho confuso così tanto con gli altri? Probabilmente ho sbagliato gioco. Allora, queste sono le TNT. Avete 3 secondi, più o meno, sono anche di più di 3 secondi, per toccarle e scappare. Se girate... Se roteate su una TNT morite direttamente, vi esplode. Però a quanto pare non serve neanche prendere tutte le casse, perché... Ok, queste non me le ricordavo. Cioè, me le ricordavo ma non mi ricordo cosa servono. Qua c'è un altro Burdega, che come vedete ha cambiato anche colore. Al terzo Burdega vi dà un'abilità speciale, ovvero che non potete essere colpiti. Cioè, non potete morire a meno che non cadete giù. Non ho capito però... Cioè, probabilmente non è nell'uno che si trovano le gemme o i cristalli. Nell'uno non c'è. Ok, questo è difficile. E ce l'ho fatta comunque. Gradirei molto volentieri. Come vedete là in alto a sinistra abbiamo le mele e in alto a destra le vite. Ok, 3 di queste teoricamente... Ok, mi ricordavo questo. Con 3 di quelle tizie che non so chi siano. In realtà, cioè non... Dovrebbe essere la sorella. Ma non è fatta così. Cioè è troppo bella questa per essere sua sorella. Anche se in realtà mi sembra sua sorella. Save point 2% completato. Ah, va bene. No, teoricamente sua sorella è bionda così, proprio, cioè la stessa. Your password... Ah, ecco, vedete che vi salva le password per i livelli, appunto. Per ricominciare, diciamo, in certe percentuali. E voi ve le dovete scrivere, perché se no, mi sa che non vi fa ricominciare. O perlomeno non mi ricordo bene come funzionasse questo gioco, ragazzi, dovete capire che c'ha... Mi sa che c'ha la mia età. No, come 3 casse? Vabbè, ma non mi dici niente, cioè non mi serve niente prendere le casse, non mi dai una gemma. Perché nel 2, sicuramente nel 2, se prendete tutte le casse vi dà una gemma.
Sicuramente, cioè, di questo ne sono sicuro. Ora, ci stiamo avvicinando comunque al primo boss, eh? In realtà non so se... Cioè, penso di arrivarci, se almeno vi faccio vedere un mondo e boom. Dal 2 al 3 comunque ci sono le casse, sono sicuro. Ok, mi sono preso una cosa in testa. Togliti. Togliti. Queste si ruotano. Avete un tempo perché poi si rigirano, se non ricordo male. Ok, non voglio sapere come è morto. So solo che quel palo è andato in un posto dove un palo non dovrebbe stare. Oh, cosa sta succedendo? Calmo. Calmo, 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 amico, calmo, calmo. Sono venuto solo per ucciderti, tranquillo. In realtà sapete che sti round bonus, non so... Mi sembra una roba che potete accumulare le targhette. Ok, password, va bene. Tanto la memory card non ce li ho. Voi accumulate le targhette e semplicemente... Vedete che ci sono ste gemme? Ste gemme che appaiono. Quelle lì sono delle gemme speciali che non mi ricordo come si prendono. C'è un modo per finirlo, il gioco. E il 100% vuol dire anche fare quei livelli delle gemme. Perché poi con le gemme ci saranno qualcosa... Oh mio Dio, questo è quello della rincorsa? Ok, allora, questi livelli sono classicissimi di Crash Bandicoot, perché c'è una palla là sopra, un roccione, e fuga, 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 fuga! Il livello è tutto così, praticamente voi dovete scappare al contrario e dovete evitare i buchi, e sono livelli difficilissimi questi, perché appunto non vedete dove andate, e certe volte dovete fare dei cambi di... Che è successo? Perché? Perché? Via via, senza prendere le mele, chi se ne frega delle mele? Poi è bello anche negli altri giochi... Allora, abbiamo detto che quello dobbiamo saltarlo comunque, quel recintino. Che a quanto pare qua qualcuno non vuole che i recinti si schiaccino. Salteremo, lei può però, eh. Ok, checkpoint, almeno un checkpoint, grazie. Ok, queste rocce, quelle rocce, questi pilastri teoricamente si muovono? No, forse ce n'erano alcuni che si muovevano, altri no. Questi teoricamente fanno qualcosa, sento la fine. Oh, grazie. Oh, tutto a posto. Cos'è? Perché? Che vuol dire? No. Dai, io non mi ricordo. James Save 3 su 32? Cos'è che ho fatto i livelli? Perché qua mi ha dato la gem qua, in questi no? Cioè, in uno ho saltato tre casse, lo so, me l'ha scritto, ma negli altri? Vabbè, upstream. Cos'è? Controcorrente? Ah, sì, ok. Anche questi livelli sono classicissimi di Crash Bandicoot. In realtà non so se, appunto, maledetto pesce, schifoso. Non so se seguite molto le uscite dei giochi, ma... Credo di sì. E stanno facendo, o perlomeno deve uscire. State attenti con le piante perché sennò si chiudono e vi mangiano. Questa l'ho fatta io, va bene, fa lo stesso. Sta per uscire Crash Trilogy qualcosa, che per PlayStation 4, che comprende tutti i primi Crash Bandicoot. E a me come cosa interessava un macello, però non posso... Ma che palle sto pesce! Purtroppo non posso giocarci perché... Ma dai! Oh! Ma per fortuna non ci posso giocare, cacchio. Purtroppo è solo un'esclusiva per PlayStation 4, quindi... Mi attacco. No, no, quel... Cosa è passato in mezzo alla foglia? Ma cosa stai dicendo? Ok, bonus, almeno quello. Cacchio, una gioia ogni tanto. E dammi anche le due vite. Ciao, bella. Ci vediamo dopo. Super password, così. Non ho capito perché adesso i livelli erano 5 su 32. Vabbè, è sempre una gemma. Ma è passo in mezzo alla foglia. Ovviamente con un gioco del non so che anno. Che anno è sto gioco? 96? O 95? 96? 95 forse, perché 95 è uscita la Play 1. Però non so se è del 96. Vabbè, Papu Papu. Oh, boss. Papu Papu è il primo boss di Crash Bandicoot. Proprio il primo. Ed è sto panzone. Che non mi ricordo tra l'altro nemmeno come si batte. Teoricamente c'ha la vita... So, ok. Grazie. E dovrebbe iniziare a roteare, sì? No, non mi... non... stai calmo, eh? Ok, devo saltargli in testa? Devo solo saltargli in testa? Cosa? Davvero? Questa era... Questa era ma continua? Oddio, non me lo ricordo mica. Cioè, come vedete, dietro in lontananza si vedono un isolotto, due e tre di là. E io pensavo che teoricamente con Papu Papu, ovvero il boss di una zona, andaste in quell'altra nuova, però non è così, a quanto pare, continua. Ci sono ancora tre livelli che non faremo, perché tanto non mi salva il gioco, per cui è inutile farli. Per cui, come ho già detto, io volevo farne una guida su sto gioco, o magari una live anche, non lo so, comunque volevo completarlo. Però in questo momento non si riesce. Ci penseremo più avanti. Comunque...
fatemi sapere cosa pensate di sto gioco. Chi tra l'altro tra di voi ha avuto la fortuna di giocarci per PlayStation 1 negli anni 90. Per il momento io vi saluto qua, ci vediamo in un prossimo video, qui da Lanulf è tutto, ciao a tutti.